Il marchio si chiama Face Off ed è una startup nata a Riccione che presenta per quest'anno il nostro nuovo prodotto che è A-Cap. E quindi è un cappellino, come vedete, con un sistema di binari interno alla visiera al quale si possono applicare e incastrare queste mascherine. In questo modo si può sollevare o portare in avanti o vicino al viso l'occhiale, che appunto non ha astine, non ha un appoggio sul naso, quindi è molto confortevole ed è dotato di lenti polarizzate che sono perfette per chi pratica sport all'aperto e quindi anche sotto il sole, sotto luce molto, molto forte, e l'abbiamo sviluppato in vari materiali, quindi anche sportivo, un po' più glamour, un po' più invernale, abbiamo insomma di tutti i gusti. Non è l'unico prodotto che però portate qui a Pitti. No, non è l'unico prodotto perché il brand nasce anche con un occhiale, che è questo qua ad esempio. Questo qui si chiama Reverso, è un occhiale appunto reversibile. In questo modo, con la rotazione delle aste tramite cerniera, si può indossare l'occhiale da un colore oppure dall'altro. Anche le astine hanno un'anima interna in acciaio rivestite da questa bignezione colorata e possono essere twistate in questo modo. Diciamo che abbiamo varie idee iconiche che ci piace sviluppare, divertirci con anche diversi colori, diversi materiali, quindi questo è un po' il mondo Face Off. Siete parte di un gruppo di startup che è stata selezionata per questo evento, ecco anche l'emozione di partecipare con una responsabilità importante. Assolutamente, infatti siamo stati selezionati da ICE tra le 6 startup più promettenti, più interessanti che partecipano quest'anno al PT, che erano più di 300, e abbiamo un'area espositiva anche in sala centrale. Per noi è stato sicuramente un grandissimo piacere e siamo fieri, ecco, di essere arrivati all'occhio di chi ha fatto questo studio, ecco.